Mentre a Teramo il clima politico per centrodestra e centro-sinistra diventa sempre più incandescente, cangiante, con scenari che cambiano nel giro di poche ore, con chi entra e con chi esce dalle alleanze, senza arrivare ad alcun punto fermo, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Cristiano Rocchetti, è già pronto a spiegare ai Teramani cosa farà se diventerà primo cittadino di Teramo. Anzi, come dice lui, l'ultimo cittadino, quello che vigila e presidia il territorio a tempo pieno. Un candidato sindaco, un futuro sindaco. Cosa farà per questa città che è veramente allo stremo? Teramo la vediamo, la vediamo, la vediamo così come è stata trascurata da anni. Sentiamo tutti il bisogno di dover svoltare, sentiamo tutti il bisogno che qui occorre qualcuno che venga come un marziano e ci tira via da questa, da questa situazione. Io e il Movimento 5 Stelle eh, sono anni che lavoriamo per pensare che cosa fare per Teramo, qual è la ricetta giusta per uscire fuori da questa situazione eh, di impasse, ma non è solo di impasse, qui è una città bombardata quella che vediamo. I cartelli stradali sono eh, il segno di un... Uno stato di incuria totale, questo lo vede chiunque si avvicina a Teramo. Il vostro progetto cosa prevede? Il nostro progetto prevede innanzitutto un coinvolgimento della città, un coinvolgimento che, che fa sì che da domani sappiamo che c'è voglia di uscire fuori da questa situazione e di avere un sindaco che si mette a lavorare perché si passi da questa situazione del non fare a una situazione del fare. Nei primi 100 giorni cosa farebbe? I primi 100 giorni ci come dire, confronteremo su più, su più realtà. Pensiamo di eh, realizzare innanzitutto una squadra capace di dare delle adeguate risposte alla città e soprattutto cominciamo a mettere mano da una parte alla cura del verde, alla cura, alla cura della città per poter mettere le condizioni per un rilancio della città e un rilancio del turismo. La ricostruzione di questa città ovviamente attiene al nazionale, però il sindaco ha un grande ruolo in questo. Sicuramente e il presidio del territorio sarà il nostro, nostro fiore all'occhiello perché non pensiamo che una città come Teramo possa essere gestita con un'amministrazione part time, con, una gestita, con un sindaco che fa i suoi interventi in maniera occasionale o a spot. Eh, questa città deve essere presidiata dalla mattina alla sera, il sindaco deve avere questa funzione, deve essere, essere l'ultimo dei cittadini, non come chiamiamo sempre il primo cittadino ma l'ultimo perché deve essere sul campo e pronto a... A, a presidiare in un momento particolare quale questo anche gli uffici che per quella quota parte si occupano di terremoto, gli uffici comunali, beh, su quello il focus del, del sindaco sarà massimo perché non si perda tempo quando se ne ha.